Buongiorno a tutti e benvenuti a Food for Ice. Oggi faremo i panini per hamburger integrali. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 25 g di farina zero e 100 g di acqua, 320 g di farina integrale, oppure se preferite anche quella mista con semi, 7 cereali, basta che sia integrale, 5 g di sale, 30 g di zucchero bianco oppure di canna, potete scegliere voi a vostro piacimento uno dei due tipi. 5 g di lievito secco, se preferite potete utilizzare anche quello di birra, 120 g di acqua tiepida, 5 g di latte condensato, un uovo sbattuto leggermente, 20 g di olio extravergine d'oliva e 5 g di acqua. Allora, per questa ricetta abbiamo bisogno di due procedimenti separati. Il primo, di cui mi sono già portata avanti perché abbiamo bisogno del piano cottura, andrà fatto in un pentolino in cui aggiungeremo 25 g di farina zero e 100 g di acqua. Mescoliamo, quindi uniamo i due ingredienti con una frusta e quando la farina sarà sciolta all'interno dell'acqua portiamo sul fuoco a fiamma molto molto bassa. Continueremo a mescolare con una frusta, quindi ci aiuteremo con la frusta fino a quando il composto non diventerà un gel, quindi dovrà diventare esattamente in questo modo, quindi si dovrà addensare e sarà un gel. A quel punto spegneremo il fuoco e lasceremo riposare a temperatura ambiente, più che altro raffreddare, quindi quando sarà raffreddato il composto diventerà esattamente così e lo lasceremo da parte perché ci servirà per il procedimento principale. Allora, il procedimento parte mischiando. Possiamo iniziare intanto a mischiare i 5 g di lievito secco all'interno di 120 g di acqua tiepida. Possiamo iniziare con il primo procedimento, così ci portiamo avanti, magari lo sciogliamo un pochino, cioè mescoliamo questo il lievito all'interno dell'acqua e lasciamo da parte. Poi proseguiamo con la parte secca e quindi ci possiamo dedicare a le farine. In una ciotola aggiungiamo 320 g di farina integrale, pure quella appunto che avete scelto precedentemente, 5 g di sale e 30 g di zucchero o bianco o appunto come avevamo detto precedentemente di canna. Prima di iniziare ad aggiungere gli altri ingredienti mescoliamo bene in modo che possiamo unificare diciamo tutto il composto, quindi lo zucchero si scioglierà, cioè diventerà più omogeneo. Poi aggiungeremo il lievito con l'acqua tiepida e lasceremo mescolare un pochino il tutto. Quando sarà un po' addensato e quindi un po' il composto si sarà addensato un pochino, potremmo aggiungere il latte condensato, l'uovo e il gel, diciamo, chiamiamolo così, quindi il water roux che abbiamo precedentemente preparato. Quindi aggiungiamo 5 g di latte condensato. L'uovo possiamo aggiungerne anche metà e la restante metà ci servirà poi per spennellare i panini, quindi alla fine. Quindi aggiungiamo metà, quindi all'incirca 2 cucchiai. Il gel che abbiamo preparato precedentemente, quindi il water roux. Se non ce la fate appunto a mescolare con le mani magari all'interno della ciotola, potete aiutarvi con una planetaria oppure semplicemente una frusta da cucina. Una volta che sarà addensato anche questo, possiamo aggiungere i 20 g di olio di extravergine di oliva e i 5 g di acqua. Quindi sta diventando tutto più omogeneo e aggiungiamo i 20 g di olio e i 5 g di acqua. Possiamo spostarci anche su una tavola in modo da poter mescolare tutto e l'impasto sarà pronto quando appunto sarà tutto omogeneo. Lasciamo impastare per circa 10 minuti, non di più, giusto per far attivare bene il lievito. Poi una volta che l'impasto è diventato omogeneo, quindi liscio, possiamo fare anche la prova del dito che diceva nonna Maria appunto, quando appunto tornerà su l'impasto è pronto. Una volta
volta appunto preparato, lo possiamo mettere all'interno di una ciotola coperto con della pellicola trasparente e lasciamo riposare. Quindi una volta ci accorgeremo che sarà lievitato quando raddoppierà di volume. Ci serviranno all'incirca 50 minuti, però visto che estate sicuramente si dimezzerà il tempo, quindi per circa 25 minuti l'impasto sarà pronto. Allora, una volta uniti tutti gli ingredienti, avremo questo tipologia di composto che dicevo prima, che adesso possiamo coprire con una pellicola, con della pellicola trasparente, e lasciamo riposare per circa, appunto abbiamo detto, 50 minuti, che appunto essendo estate diciamo, raddoppierà sicuramente il suo volume in meno tempo, quindi in 25 minuti questo volume raddoppierà. Possiamo metterlo all'interno del forno, ovviamente spento, con la luce accesa. Così. Allora, una volta pronti, spennelliamo i panetti con un po' d'uovo. Se volete potete aggiungerci un po' di latte all'interno. E poi copriamo con il mix di semi. Potete scegliere voi quelli a vostro piacimento, quello che vi piace di più. Fatto. Cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Questa è la ricetta di oggi. Un consiglio è quello di, una volta terminata la cottura, potete spennellarli con un pochino di latte. Grazie e alla prossima!